Buongiorno, sono Stefano, vi do il benvenuto all'Osteria del Borgo. Siamo nel borgo antico di Cesano di Roma, a circa 15 km dal centro della città. La nostra osteria, Osteria del Borgo, nata circa 3 anni fa da un'idea mia e del mio socio Andrea. Abbiamo l'obiettivo di presentare una linea gastronomica improntata sulla cucina tradizionale romana, rivisitata con alcune ricercatezze. L'aspetto gastronomico che noi cambiamo spesso durante l'anno, facciamo almeno 5 o 6 menù a seconda delle stagioni, presenta anche alcune ricercatezze gastronomiche di altissima qualità, tra cui gli oli di tutta Italia. Abbiamo anche una carta degli oli nel nostro menù e lo diamo sempre un olio in degustazione. Prevalentemente il nostro punto di forza sono le carni di altissima qualità. Il nostro fornitore Bovinus Luxury ci garantisce una costanza di qualità nel reperire il prodotto migliore sul mercato europeo. Noi vendiamo molto bene le fiorentine con filetto, le costate, una marezzatura massima e la frullatura che pochi ci possono garantire. Oltretutto abbiamo prosciutti di altissimo livello, al coltello, tagliati in sala. Ogni settimana ne apriamo uno, passiamo dalle varie eccellenze dei Nebrodi, il nero dei Nebrodi siciliano, al nero lucano, al nero casertano. Abbiamo il Bazzone della Garfagnana e poi c'è Carlo Dallava che ci dà prosciutti del Friuli, San Daniele, d'Osvaldo e così via. E per quanto riguarda i prodotti di stagione, puntiamo molto sulla presenza annuale del tartufo, dal nero pregiato al bianco pregiato e durante l'estate il classico nero estivo, detto anche scorso. Quando è la stagione dei funghi, noi puntiamo prevalentemente a servire i prodotti quindi di stagione, mai congelato, solo prodotto fresco, quindi funghi porcini e ovoli sono sempre presenti nel nostro menù durante la stagione, dalla primavera a circa fine ottobre e primi di novembre. L'aspetto invece enologico, sempre curato dal sottoscritto, spazia in tutta Italia e diamo però un po' più di importanza alle etichette presenti nel nostro territorio laziale, sempre per ritornare al nostro obiettivo di avere una cucina del territorio e quindi legare anche l'aspetto enologico alla nostra cucina e rimanere nella nostra regione. Ciò non toglie che abbiamo etichette di tutta Italia. Vi ringrazio per esserci venuti a trovare, vi aspettiamo presto nel nostro studio.